Buongiorno, buongiorno Fiorellini, come va? Oggi è sabato. Oggi è sabato, ma potrebbe essere anche venerdì o anche domenica, per molti di noi non cambia niente. Allora, cominciamo subito con le classifiche, le mie classifiche che vedono protagoniste Australia e Nuova Zelanda. In Australia i contagi oggi sono 10. E in Nuova Zelanda 5. Il titolo del giornale Libero che ho intravisto, perché Libero lo leggo il pomeriggio, la mattina leggo il Corriere, dice che in alcuni paesi, Svezia, Giappone, Corea e altri non mi ricordo, non viene praticato il lockdown e le cose sono più o meno simili agli altri posti, anzi migliori. Allora bisognerebbe che qualcuno, visto che vengono fatti fiumi di parole dai tutti i vari virologi, Brusaferro, Arezza, Grisanti, dessero un parere su questa storia, ci facessero capire un po' come mai avviene questo. Personalmente ieri, guardando i riflessi filmati della partita di basket tra l'Olimpia di Milano e CSKA di Mosca, mi sembra la squadra di Mosca, partita svoltasi appunto nella città a Mosca, gli spalti erano pieni di gente senza mascherina e guardavano la partita. Insomma, voglio dire, o forse avevano una mascherina, non so, comunque c'era un sacco di gente. Quindi voglio dire, ci sono dei paesi che si comportano in maniera diversa da noi e le cose sono più o meno similari, se non migliori. Bisognerebbe avere delle risposte più precise in merito. Nel mio mestiere io faccio, farei qualcosa d'altro, dire che faccio no, perché non faccio niente, nel senso che sono disoccupato come migliaia e migliaia e migliaia di miei colleghi che ormai si sono rassegnati, ormai non hanno più la forza di reagire, di dire niente, soprattutto in virtù di quelle che saranno le nuove restrizioni a partire da lunedì. Quindi caro ministro Speranza, Mortimer, volevo dirti che io nell'angolo c'ho ancora i regali di Natale che non sono riuscito a portare ai miei parenti di Bolzano, ma si può. Avrei anche una casetta in quella della Paganella, ma non posso andarci, ma si può. Il 17 marzo è il compleanno di mia mamma, che compie 95 anni, ma non si può, ma non ci potrò andare. Mortimer, ma è possibile? O mi farete un lascia passare? Abbiamo bisogno di risposte più sensate, ma i giornali svicolano il problema. Oggi si dà molta importanza all'elezione di Letta. Io vorrei sapere in Italia quanti gliene frega che ci sia Letta. Cosa cambia? Che se ne frega? Letta, che sembra il fratello minore di Salvatores. Cioè, voglio dire, ma molto meno simpatico e anche molto meno capace cinematograficamente parlando, ma insomma, voglio dire, Letta, chi se ne frega, non cambia niente. Questa mattina, dovendo pensare in maniera un po' cabarettistica, mi immaginavo ieri Ponzio Pilato Draghi che appena svegliato si era in pigiama con la moglie e la moglie gli dice: sai, dovresti essere un pochettino più spigliato perché sei veramente un blocco di marmo, fai qualcosa per sembrare un po' più umano, proprio cane, sempre un Tyrannosaurus Rex, cavolo, è sempre, non cambi mai espressione, ma inventati qualcosa. No, ha detto lui, ma sai cosa, potrei dire qualcosa di sul fatto che tutti parlano l'inglese per rendermi un po' più simpatico, un po' più, ma bravo, bravo, quella è una bella idea. Lamentati sul fatto che tutti parlino, usino le parole inglesi. Chi se ne frega? Draghi, vogliamo i vaccini. Tanto continuerà la gente a dire smart working, share, audience, è inutile, è una battaglia persa. È una battaglia persa. Ah, sì, sì. Adesso è esaurita la vicenda di Meghan e Harry, i due inutili soprammobili. Ci resta Letta, ci resta
la smart working, il linguaggio inglese, abbiamo bisogno di uscire. Mortimer, facci uscire. Abbiamo bisogno di vivere, di avere la sensazione che la vita continui, perché andare adesso appena inizia lunedì, quindi figuriamoci, fino a Pasqua, poi ci sarà la storia delle uova di Pasqua, di quello che non va, di quante uova verranno buttate via, di quante gente che rimarrà senza lavoro, è una tragedia. Bisogna cercare di riuscire a vivere lo stesso. Facciamo questo sforzo, eh? Facciamolo per favore. Intanto il mio libricino vi dirà delle famose lacrime di coccodrillo. Sapete, quando uno simula di un dolore, dice che sono lacrime di coccodrillo. In effetti, le lacrime di coccodrillo sono quelle che secernano gli occhi dei rettili dopo aver divorato la preda. Piangono, sì, ma di gioia.